Nella conferenza stampa di presentazione tenutasi a Il Bono, si è alzato il sipario sulla sesta edizione del Rally d'Ogliastra, in programma dal 18 al 20 novembre. La gara, valida per il terzo e ultimo round del campionato Sardegna Rally Cup serie Yokohama, è organizzata dalla Porto Cervo Racing e dalla Mediterranean Team. Sentiamo alcune interviste realizzate in occasione della conferenza stampa. È una cosa molto importante per il nostro comune, per il nostro piccolo comune, perché a mia memoria pare che questa sia la prima volta che un evento così importante attraversi buona parte del centro abitato. È interessato circa sui 2700 metri di percorso all'interno dell'abitato, quindi è una cosa che veramente ci tocca da vicino, coinvolgendo strade, quindi le case prospicienti, per cui è un evento importante dove noi veramente siamo onorati, felici, e allo stesso tempo badiamo molto a quello che può essere la sicurezza delle persone, dei cittadini e di tutto quello che è l'arredo urbano. Ecco. Abbiamo fatto dalla prima edizione come sponsor le vetture da apripista, commissari eccetera, le abbiamo sempre fornite noi. Crediamo molto in questa manifestazione, tant'è che alla sesta edizione siamo ancora qui e nelle prossime sicuramente saremo sempre a disposizione, insomma. Purtroppo ho visto due vesti, sia come assessore, perché sono venuto a fare gli auguri all'organizzazione, dare l'in bocca al lupo sia a loro che, diciamo, ai piloti, perché ne hanno bisogno, perché è giusto che sia così, perché anch'io quest'anno ne faccio parte. Insomma, sono partecipe sia in un modo che nell'altro. Poi quest'anno festeggio i miei 40 anni di automobilismo, diciamo che anche quello è stato uno stimolo per poter fare questa gara, molto ci tenevo. Sesta edizione del Rally d'Ogliastra, tanto entusiasmo, veramente tanto entusiasmo attorno a questa gara che di anno in anno sta sempre crescendo, ne sono veramente orgoglioso, un gruppo di lavoro stupendo, tanti ragazzi sempre pronti a darci una mano. Quest'anno abbiamo voluto spostare un po' o come location, siamo andati su Tortolì, una partenza e arrivo in una splendida piazza a Tortolì dove si faranno anche le premiazioni. Una prova nuovissima di pacca, quella di Talana Orsulei, che ormai già quando l'abbiamo vista noi, ma adesso sentendo anche i ragazzi che anche sono andati a prendere le note, mi hanno detto che l'hanno trovata stupenda. Due prove uguali a quella dell'anno scorso, quella di Il Bono o Tarè e quella di Santa Maria Navarrese, favolosa, selvaggio blu, veramente bella. Ci siamo inventati un'altra prova nuova, quella che va dall'Oceli alla Nusei, che prende un vecchio tracciato che poi abbiamo legato a quello che era la zona dove facevamo lo shakedown l'anno scorso, quindi quei famosi tornanti che dall'Oceli portano alla Nusei. Quindi grandissimo interesse, siamo veramente contentissimi, ormai ci siamo pronti, vi aspetto numerosi. Quindi ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Ho preso con grande gioia la possibilità di mandare avanti il sesto Rally d'Ogliastra qua da noi con il quartier generale del Bono. Da parte nostra la massima disponibilità, la comunità è già in fermento, ci sono i ragazzi più giovani che fremono dalla voglia di sentire il rombo dei motori nelle nostre campagne. Gli adulti invece si stanno già organizzando con la raccolta delle olive in modo da lasciare via libera ai piloti e ai copiloti per il divertimento. Io un grazie sentito alla Porto Cervo Racing e alla Mediterranean Team per organizzare brillantemente questo sesto rally. Grazie a tutti. Siamo prontissimi, anche se la stagione porta anche degli acciacchi appunto di stagione, ma noi speriamo nel bel tempo almeno per la manifestazione, così ci riprendiamo dai nostri dolori articolari e godiamo di questa manifestazione che sul territorio sicuramente si sposa bene con questo periodo, perché sì, è vero, il bel tempo fa piacere per noi, ma quando ci sono i rally è anche giusto che questi si facciano in climi e in periodi che non devono essere necessariamente quelli estivi, quindi sicuramente una gara che avrà anche una parte impegnativa sotto questo profilo. Ci sono le foglie secche, ci sono le foglie umide e quindi abbiamo delle prove speciali che sono scorrevoli ma che sono molto insidiose. Ho già sentito dei pareri di qualcuno che è stato sulle prove, i tracciati stanno piacendo tanto, noi confidiamo
nell'aiuto di tutta quanta la popolazione per quanto riguarda il fatto di stare ordinati e di rispondere ai, diciamo, a quelle che sono le direttive degli ufficiali di gara. La macchina organizzativa è pronta. Speriamo in un'affluenza notevole sia di pubblico che di piloti che stanno ancora mandando le loro iscrizioni fino a oggi. Siamo pronti qui ad accoglierli e sarà interessante sicuramente questo mondo del rally che girerà intorno a Tortolì per 2 giorni e poi si sposterà sulla montagna, in particolare a Talana, Urzulei, a Locceri e Elbono, dove si correranno le prove che faranno la classifica della gara. Quello che ti posso dire è un grande entusiasmo assessore Rally d'Ogliastra, ma non avevamo dubbi e tutta la popolazione sta rispondendo in modo positivo. Diciamo che è stato un anno importantissimo per il team Porto Cervo Racing, per la Mediterranean Team. Abbiamo iniziato a marzo con la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, abbiamo proseguito poi con il Motor Show di Roma, l'Isola di Sardegna, il Terra Sarda e adesso il clou in Ogliastra con questo bellissimo rally, un Sardegna Rally Cup vincente, non si sa ancora chi ha vinto, chi vincerà, anche le classiche, c'è una grandissima disputa e quindi vedremo un attimo. Però quello che ti posso dire è il coinvolgimento di tantissime. Oggi abbiamo fatto la conferenza stampa, abbiamo presentato il rally, ma ci sono stati dei momenti importanti, dei ragazzi, lo staff, le persone che lavorano, quello che stiamo cercando di seminare. Il rally deve essere il rally di tutti. Quando in un periodo come questo attuale, dove c'è una crisi, non indifferente avere tutte queste persone attorno, l'entusiasmo, la gioia di fare le manifestazioni. Noi partiamo da questa base qua, la gioia, la voglia di fare, la voglia di essere un grande gruppo di amici e divertiamoci. Un bel rally, prove speciali bellissime, con nuove prove speciali, Talano Urzulei, molto apprezzata dai piloti, e vedremo anche che secondo me sarà molto spettacolare e ci sarà tantissima gente a vederlo, e poi le altre prove mitiche, conosciute, molto 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 apprezzate. Abbiamo un bel numero di iscritti, un buon numero, una qualità elevatissima. Un ringraziamento a tutto lo staff, a tutti i comuni, ben 14 anche in questa edizione, e a tutti gli sponsor. Vi aspettiamo in questo rally, questo fine settimana in Ogliastra. Vi aspettiamo tutti, grazie.